Bella raga, guardate dove mi trovo, Recoaro Terme. Sono tornato a Recoaro, seconda volta per me qua, forse però dovrei dire la prima, dato che l'anno scorso sono stato in concomitanza di una gara e quindi non è che mi sono goduto la pista granché. Ho sfruttato la loro prima occasione, la loro prima apertura settimanale per tornare qui, per allenarmi e soprattutto per portarvi la recensione finalmente del Crossbox. Me l'avete chiesto in tantissimi. Ho cercato di creare per l'appunto questa occasione, che fosse la prima volta per me in una pista nuova. In realtà il Crossbox ce l'ho da un anno e mezzo, ma l'anno scorso me lo sono dimenticato a casa. E quindi ecco, di creare questa occasione di una pista nuova per me col Crossbox, per farvi vedere come lo utilizzo, per farvi vedere i pro e i contro, per discuterne, dato che mi avete chiesto in tantissimissimissimi, in DM su Instagram, qua su YouTube e anche quando mi trovate in pista, come lo utilizzo, se ne vale la pena, se non ne vale la pena. Adesso non perdiamo ulteriore tempo, andiamo a cambiarci, perché raga non vedo l'ora di andare su e giù per quei bellissimi salitoni. Ci siamo GoProizzati e come potete vedere di bello sul Crossbox alla fine c'è solo un tasto che è questo qua, basta tenerlo premuto, lui si avvia, adesso lampeggia di rosso, anzi ha già trovato il verde, quindi ha già trovato tutti i satelliti che ci sono in giro. Basta attaccarlo qua sopra con il velcro, adesivi della 3M che ci danno insieme al Crossbox, così non si stacca. Poi basta premere un colpo appena appena, lui comincerà a lampeggiare di verde e registrerà tutta la nostra sessione. Ci siamo. Adesso scaldiamo un po' la moto, entriamo a fare il primo turnettino. Di solito faccio 10 minuti di libere e un quarto d'ora di tempi. Mamma che fatica a prendere il ritmo, che tosta, che tecnica, che pista. Motocross. Prossimo giro proviamo a farlo con qualche traiettoria diversa. Ci vediamo poi col Crossbox cosa ci dice. Eccoci raga, sessione finita,
telefono e crossbox alla mano, andiamo a importare il tutto. Ci accertiamo che il crossbox sia acceso ma con la luce fissa e non lampeggiante, significa che non sta registrando. A questo punto prendiamo il telefono, siccome c'è tipo il riflesso farò una registrazione schermo, sarà un po' più comoda anche per voi. Entriamo nell'applicazione, facciamo un nuovo, chiaramente lui l'ha già trovato perché è associato, e qui troviamo 30 marzo 2010. Importiamo la sessione. Adesso ci vuole un attimino di calma perché deve scaricare tutti i dati. Sì, questa fase forse è quella un po' più fastidiosa perché alla fine ci mette sempre 2 minuti, 3 per scaricare una Mazda 25 mezz'oretta. Oh, eccoci qua. Come vedete c'è la traccia GPS. Chiaramente questa è la pista senza la parte alta. Come vedete qua non siamo andati. Ora potrei scegliere una delle piste che qua sotto già ci sono, ma dato che è la prima volta per me, voglio farmi i settori come voglio io e voglio farvi vedere come funziona, premerò New Track. A questo punto scelgo circolare. Qua scelgo il nome della pista, mettiamo un Recoaro 742. E adesso cominciamo ad andare a mettere i vari segmenti. Quindi la partenza, che la metteremo qua, dove c'è chiaramente la partenza, e con queste due barre, come potete vedere, si può scegliere come far girare, vedete che gira, no? Così, per metterla nel verso corretto, e con quella sopra la larghezza della traccia. Una cosa importante è mettere la larghezza giusta, perché se non si passa per una delle porte il giro non viene corretto. Quindi potremo fare il primo settore fino qua. Quindi qua mettere il settore 1 fatto, settore 2 magari lo stringiamo un attimino che non vada ad incrociarsi con quell'altro. Il settore potremo metterlo qua. Esatto, anche qua lo stringiamo un attimino e lo... E lo giriamo così. Potremmo mettere, diciamo, anche zoomare per andare a metterlo meglio, come in questo caso. Esatto, quindi lo metterei così largo, così, così non vada ad intaccare il resto. E l'ultimo possiamo metterlo qua, direi che ci può stare, largo ci sta, che va in giù, ehi, così. Olè. Così abbiamo la pista suddivisa in settori. A questo punto io metto privato per comodità, non voglio apparire in classifica perché voglio farmi i fatti miei. Lui sta elaborando come vedete, e a questo punto abbiamo la pista 1.40. Ho girato molto piano, è uscito uno degli ultimi giri quando ho messo insieme le traiettorie migliori. Ad esempio entro nel best, possiamo andare a comprare con degli altri giri. Cerchiamo un altro giro, non so, potremmo fare questo 41, vediamo. Oh, ok, come vedete ci sono due tracce. Una si riferisce ad un giro e una a quell'altro, zoomiamo per bene. E vedete che è molto molto preciso il crossbox perché ha due antenne GPS. Come potete vedere qua sono andato una traiettoria interna e una traiettoria esterna. La cosa che mi piace molto è che premendo questo pulsante, vedete, si possono andare a prendere i settori, quindi io posso spostare questi punti e metterli, sì, uno lì e uno qui, ok, avvicinarmi lì e vedere effettivamente qual è quello più veloce, se conviene la traiettoria esterna o la traiettoria interna. In realtà è di un decimo più veloce quella esterna. Magari questo giro all'interno l'ho fatto un po' più piano, perché vedendo come ho fatto gli ultimi giri girando interno lo preferirei, soprattutto perché se non tagliato il salitone, quello che va su, non c'è tutto bisogno di fare questa velocità, di tenere questa velocità nella parte bassa per andare su più forte. Ecco, questa è una funzione che mi piace tantissimo, così come sulla partenza, no? Si può vedere se effettivamente conviene andare larghi e anticipare per l'S in fondo o curvare stretti. Magari curvando stretti sia un po' più veloce, ma poi l'S la si fa molto più lentamente. Allargando invece, guidandola un po' di più, è vero che si fa più strada anche se si è più veloci, ma soprattutto in fondo alla S poi si riesce a anticipare alla prima e curvare più forte alla seconda. Ecco, il crossbox lo uso così, è molto comodo perché girando spesso da solo riesco a vedere i tempi
chiaramente una volta finita la manche. Quindi questo può essere un pro come un contro. Sicuramente non sostituisce avere qualcuno che ti segnala i tempi man mano che fai la manche e vedi se stai rallentando o se qualche traiettoria nuova che viene in mente da provare funzioni piuttosto che un'altra, ecco. Sono tutte cose che si riescono ad analizzare in seguito, perché comunque, come avete visto, si riesce ad andare a zoomare un piccolo settore di pista e vedere se effettivamente è più veloce una traiettoria piuttosto che un'altra. Chiaro che, torno a ripetere, avere qualcuno che ha tanta esperienza da fuori, un istruttore, un maestro, un allenatore, qualcuno che in tempo reale ci dia qualche consiglio o che ci dica non lo so, forse quella traiettoria funziona, forse no, è sicuramente più utile. Però si sa, non sempre si riesce ad avere qualcuno che ha una mezza giornata da spendere o da dedicare a qualcun altro per l'allenamento. Secondo me comunque è una tecnologia molto molto utile. Non solo perché io purtroppo non ho nessuno che ha mezza giornata da dedicarmi, tra virgolette, prendendomi tempi con la tabella e quant'altro, ma vado sempre da solo, anche perché devo essere onesto, la giornata in pista da solo mi piace anche, la vedo una cosa abbastanza rilassante, anche se poi alla fine in compagnia con gli altri in pausa ce la si racconta sempre, ce la si passa sempre bene, ecco, tra battute e quant'altro e aneddoti divertenti. Come pro e come contro, ragazzi, ve li ho elencati. Pro, è utile, tiene i tempi, si riescono a vedere effettivamente quali sono le linee migliori. Come contro, chiaramente secondo me non sostituisce la figura di un allenatore o di un insegnante, ecco, soprattutto se ha tanta tanta esperienza, cosa che per un insegnante è ovviamente fondamentale e richiesta come qualità. Come costo, siamo sui 200-250 euro se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere anche uno sconto al momento, una roba del genere. Io l'ho preso usato, anche perché nuovo non ce ne sono praticamente, e mi pare costi circa 20 euro l'abbonamento semestrale per utilizzare l'applicazione. Lo riacquisterei? Sì, 100 volte, è comodissimo. Ecco, forse l'unico contro è un problema mio che ogni 3x2 me lo dimentico. E vabbè, e lì c'è poco da fare, quando ce lo si dimentica a casa, c'è poco da fare, non lo si ha dietro, non lo si usa. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che tanti vostri dubbi sul Crossbox siano stati chiariti. Se avete altre domande, scrivetemele qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!